E ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Oggi video prodotti finiti del mese di fine ottobre-novembre, perché comunque io non vado a utilizzare tutto questo prodotto quando vado a fare le cose, il giusto, quindi comunque una cosa mi dura, non la finisco subito magari in 2 o 3 settimane o un mese. Ma comunque partiamo subito subito e partiamo con i detersivi. Innanzitutto ho 3 bellissime. Stavolta, ragazze, mi sono attrezzata. Perché lo so che quando io faccio i video dei prodotti finiti, finisce che apro il tappo, verso per far vedere che il prodotto è finito e lo verso tutto sul pavimento. A parte che oggi ho cambiato location perché di là c'è Federico che mi sta tenendo i bambini. Perché la piccolina sta ancora male, si è svegliata, sono nemmeno le 4 e si è svegliata. Scusate, apri parentesi, chiudi parentesi. Oggi ho cambiato location, sono in cucina e mi sono messa il piatto sotto. Quindi adesso poi andiamo a fare le prove di versare, almeno la frittata la facciamo nel piatto. Apro parentesi, chiudo parentesi, l'acqua stamattina è tornata per un attimo. Per mezza mattinata si sono riempiti un quarticello, proprio un quarto in recipienti, e quindi per la mia felicità ho fatto lo shampoo e ho un sorriso a 32 denti perché almeno i capelli puliti, ragazzi. Ho fatto lo shampoo, ho pulito il bagno, ho messo una lavatrice e proprio le cose basilari, e poi mi sono fermata ovviamente perché l'acqua deve bastare per tutti e spero che gli altri la pensino come me e non si prendano tutta l'acqua e si facciano 10.000 docce, 10.000 lavatrici. Ma bando alle ciance, cominciamo con il video e partiamo proprio dagli ammorbidenti 1, 2, l'XXL. Allora ho finito un Panarea, un Capri, un Dolomiti, ce lo metto io, che l'avevo anche detto nei video precedenti che l'ho finito, però ho buttato la confezione. Capita, non è che una si può tenere 20.000 flaconi a casa. È il Divine, penso si dica così, gelsomino scarlatto. Divine, sì, ok. Allora, tra questi, quello che ho preferito è quello che non c'è, che non ho la confezione, il Dolomiti. È stato fantastico. Ma comunque, Panarea, ed è il primo che odore. Questo è Capri. Anche Capri era buono, ragazze. Dolomiti e Capri, allora. Ok, vabbè, è finito adesso. E questo qua è. Questo l'ho sempre presa. Questa profumazione è ottima. Ce n'è più. Ok, la prima frittatina l'abbiamo fatta. Poi vi dico subito che questo non lo apro, ma comunque c'è pochissimo prodotto, quindi lo considero un prodotto finito di questi mesi, il Winnis, Winnis Bagno che però io ho utilizzato, ad essere sincera, prevalentemente per la cucina e mi sono trovata benissimo perché anche se c'è scritto bagno è anche adatto alla cucina comunque perché ha un prodotto comunque ecologico ed essenza risciacquo come piace a me. Per andare velocemente, quindi lo utilizzavo anche per la cucina. Il Winnis, dico, lo conosciamo tutti, è inutile andare nel dettaglio del Winnis, è un prodotto fantastico, è ecologico, ipoallergenico, meraviglia. Poi andiamo avanti, ho finito il Nelson questo dei piatti. Di questo vi avevo fatto una recensione anche su Instagram, per chi mi segue su Instagram, per chi non mi segue su Instagram ve la faccio adesso subito la recensione. Niente, questo qua praticamente non è un Nelson come tutti gli altri perché è quello 5 più. Dice che vuol dire 5 più. Lui ha 5 poteri praticamente, il potere rimuovere incrostazioni, dura a lungo perché comunque è molto concentrato, combatte i cattivi odori, infatti ha una profumazione meravigliosa, è aceto e lavanda, quindi l'aceto comunque già di per sé tende a coprire i cattivi odori e ad eliminarli, e rimuove lo sporco bruciato. Ed è vero, ragazze, perché io ve l'ho fatto vedere precedentemente in un video dove c'era la pentola, padella, non mi ricordo cos'era, bruciata, e veramente va a togliere lo sporco bruciato. E questi qui sono 4. E il 5 è l'azione extra sgrassante. Ve lo avvicino a questo qua e io ne ho già un'altra bottiglia pronta che già sto utilizzando perché ne ho prese 2 e andrò a ricomprarlo perché mi è piaciuto tantissimo. Poi ho terminato, ma quello che ho fatto? Non ho fatto la prova.
mi sembra giusto che io la faccia. Giuliana, non mi rubare prodotti finiti. Falle a bolle, amore, guarda. Niente, sembra una stupidona. Va bene, lace glitter, ve ne ho parlato in tanti video. E ne ho un'altra confezione già aperta che sto utilizzando. Lace glitter è fantastico. Per chi non l'ha provato, ragazze, provatelo, provare per credere. Ha una profumazione meravigliosa che quando andate a pulire anche solo il WC, sembra la sensazione quella che avete già pulito tutti i sanitari. Fantastico, ma potete anche andare a pulire comunque, io ci vado a pulire, che ne so, lo scarico del lavabo, anche quello del bidet, o comunque le manopole, se voglio farle venire belle brillanti, e quindi non è proprio solo per il WC in sé. Giuliana, ridammi il pantalone che poi ci dobbiamo arrivare, vieni qua, ti chiami Giuliana, non Chiara Ferragni, ok. E ragazze, vi ripeto, se non l'avete provato, provatelo, è meraviglioso, lasciando stare il fatto che mettere i brillantini nel WC già è un effetto wow, metti i brillantini nel WC, wow, i brillantini, i glitter, scusate, ma poi la profumazione è il fatto che fa degnamente il suo lavoro. Andiamo a fare la prova con la lace glitter, così poi in questa insalata ci mettiamo pure i brillantini, no, qua non ce n'è proprio più. Sì, perché comunque ragazze vi devo dire una cosa, state attente per chi non l'ha comprato e quindi non conosce il prodotto, perché lace glitter ha molti forellini, non so se dall'inquadratura si vede, ok, non ha un solo foro, quindi che cosa succede? Quando una non conosce il prodotto va a metterlo nel WC, parte a spruzzo da tutti questi forellini e praticamente ci siamo già calate mezza bottiglia, quindi occhio, per chi non l'ha provato andate piano, utilizziamolo con parsimonia, perché altrimenti dura 2 giorni. Mia figlia si sta mangiando il dentifricio, nel frattempo vi sta mostrando i prodotti per la cura della persona. Ok, poi ho finito una bottiglia di Formil, ogni volta lo sbaglio, l'altra volta una di voi nei commenti me l'ha proprio segnalato, si chiama Formil, non Formil. Amore, scendi? Ma forte che... Una persona si mette in testa che una cosa si chiama in quel modo, poi la lingua va in automatico, lo chiami in quella determinata maniera. Quindi Formil Marsiglia, lo conoscete, lo utilizzo per il bucato, quindi era normale che ci fosse una bottiglia di Formil nei miei prodotti finiti. E forse anche 2 ce n'erano, solo che ho buttato il flacone. Poi abbiamo una semplicissima confezione, un flacone di candeggina Dexal. E non Dexeril, come a volte dico io, che mi è stato pure segnalato nei commenti. Dexal, si chiama Dexal, la Dexeril, io la utilizzo pure, non io, mio figlio, perché è una pomata per la dermatite, è una crema per le pelli sensibili e per la dermatite, quindi proprio tutta l'altra cosa dalla candeggina. La candeggina è Dexal, è la crema per le pelli sensibili, è Dexeril. Ma che dobbiamo fare? Insomma, questi prodotti finiti devo fare io o tu? Silenzio, ok, penso che abbia capito mia figlia. Niente ragazze, il suo degno lavoro lo fa, l'ho presa così per caso perché era in offerta, ma ci ho pulito anche il lavandino della cucina, che come sapete è in resina, quindi la resina è porosa, come vi ho detto 1000 volte, e tende ad assorbire tutte le colorazioni del cibo e delle cose che ci vanno dentro, e ha smacchiato, quindi comunque il suo lavoro lo fa benissimo e costa pochissimo. Poi licenzio per la candeggina Dexeril, che la mettiamo pure nel piatto, mi sembra giusto. E doverò... La cerata! La pezza. Ecco, mia figlia mi imita, tutto a posto. Non è successo niente. Ok, andiamo avanti. Che fatica, bambini. Dove ero arrivata? Amore della mia vita per ora. Amla e Paciuli. Questo qua ve l'ho nominato in tanti video. Il profumo sui vestiti è qualcosa di meraviglioso. Per chi non l'ha provato, provatelo. Ovviamente il gusto, l'olfatto è personale, quindi andate a svitarlo. So che le commesse vi dicono che non si può fare, ma con la mascherina poi peggio ancora. Però un attimino fai così, l'odori.
Vedi se ti piace, vedete se vi piace prima, perché dico io posso dire che è meraviglioso e poi invece c'è quella che dice per me fa puzza. Come in tutte cose c'è il gusto personale. Comunque ragazze, odoratelo, andate a sentire il profumo se vi trovate nel negozio di detersivi, perché veramente tesori d'Oriente questo qua blu ha Amla e patchouli, è meraviglioso, a mio gusto. E ho finito una bottiglia e ce ne ho un'altra già aperta, perché sono andata a ricomprarlo. E Amla e patchouli l'ho buttato sul piatto. Non ce n'è più. Questo fino all'ultima goccia, fino all'ultima goccia veramente. E poi ho finito, voilà, una di soft. Questo qua l'ho presi da Acquasapone perché era in offerta e mi sono trovata benissimo, un ottimo profumo. Ha lavato benissimo, ha smacchiato, è efficace a 40 gradi e niente, più concentrato con enzimi Bianco Color Tech, 2 litri e 5 di prodotto. Mi sono trovata bene. Questo non c'era, no? E ce n'era un bel po', ci vuole, potevo fare mezza lavata, ragazze. Va bene. Oui. Questa c'è ancora in mano il Pantene. Sì, digli. Buona? Stai sentendo il sapore tu? L'odore si sente, non il sapore. Comunque, ragazze, vi faccio vedere il piatto. Bello però, dico, è venuto come glitter. Guarda, non so se si vedono i brillantini. Questo è tutto i prodotti fischiati che praticamente si erano andati a spalmare sul pavimento se non mi mettevo il piatto sotto. Allora, ho dato il biscotto a mia figlia, ma continua a fare beh, quindi la sentirete di sottofondo comunque. Sono andata a finire lo shampoo di Chiara Ferragni. Questo proprio l'ho prosciugato, quindi sono sicura che se lo apro, perché per quanto è costato, dico doveva essere prosciugato. Allora, per quanto è costato, come vi dissi quando lo comprai, vale tutti i soldini che ho pagato. È meraviglioso, ragazze. Vi va a fare l'effetto volume alla radice. Per chi ha problemi comunque di capelli grassi o che si appiattiscono alla radice, e vi rende i capelli lucidi, corposi, nutriti, poi abbinato al balsamo della sua linea, alla maschera, è la fine del mondo. Quindi lo shampoo di Chiara Ferragni, super consigliato. E infatti non ce n'è, raga, non ne esce. Non ne esce perché questo qua proprio sono andata a prosciugarlo. Poi ho finito una crema mani, un pochino c'è, facciamo un'insalata adesso. Crema mani, questa alle bacche di Goji o Goji? Fatemelo sapere nei commenti. Melagrana B e bacche di Goji, bacche. Protegge e ripara dagli agenti esterni con olio d'argan bio, vegan. Ragazze, questa è stata una crema bomba per me, a parte che i prodotti della Shein, dico che sto a dirlo a fare, sono ottimi, la qualità prezzo è ottima. Sto bagnando tutti gli detersivi. E poi proprio andavo a nutrire le mani, che a volte io capitava la sera, capita la sera, che me le sento secche, perché comunque con i detersivi che utilizzo, magari a volte anche la candeggina mi va a irritare le mani, a seccare la pelle, mettevo questa. Sentite che tosse che ha. Mettevo questa e niente ragazze, mi andava proprio a nutrire le mani, mi sentivo la pelle più elastica. Andiamo a fare la prova, infatti è tutta un po' una schifezza perché, ok, è uscita, va bene, statti dove sei allora. Comunque è finita, quasi terminata, se vado proprio a schiacciare il tubetto ne esce ancora un pochino, ma l'ho terminata, devo andare a ricomprarla. Poi mia figlia aveva in mano il balsamo. Sì, no, questo è lo shampoo della Pantene, che è quello che io utilizzo normalmente, a parte quello della Ferragni che è subentrato in un secondo tempo, ma io già utilizzavo Pantene. Shampoo lisce effetto seta, senza olio, siliconi e coloranti, perché adesso li fanno così, non ci sono più tutte quelle schifezze dentro lo shampoo Pantene. Allora, con questo io mi trovo benissimo, lo sapete, l'ho detto anche in altri video, liscia, lucida. L'unica cosa che ha di diverso da questo, ma l'ho già detto in un altro video, ripeto, è che quello di Chiara Ferragni va a farvi l'effetto volume alla radice, che questo non va a fare. Ottimo questo qua.
ma penso che prodotti pantani si sa che sono ottimi. Poi abbiamo finito un dentifricio, una schifezza, acqua fresh. L'abbiamo preso perché era in offerta e l'ho finito sulle fughe della cucina. Perché era bruttissimo, non ci è piaciuto. Noi usiamo il whitening della, non è menta dente, è AZ3D Whitening, che è quello là che sbianca i denti. Utilizziamo sempre quello. Questo qua era in offerta, ho detto che lo prendiamo. È finito sulle fughe della cucina, almeno per quanto mi riguarda. Abituata con quello, questo non mi è piaciuto. E qua qualcosina ci sarà, vediamo. Ok, poi mescoliamo e vediamo fuori che esce. Mi dica, qui c'è un altro, sì? Ma è finita la carta igienica. Gli è finita la carta igienica. Un attimo che vado a prendere la carta igienica e torno immediatamente, ve lo prometto. Ok, spero che nessuno si sia scandalizzato, anche questa è la realtà dei fatti. I bambini chiamano dal bagno, è finita la carta igienica. Non ci arriva, poverino, perché io ce l'ho sulla cassettina. Che è la cassettina della frutta, la vedete nei video, sta in alto, non ci arriva Gabriele lì, non ci può arrivare mai, a meno che non si arrampica, ma meglio di no. Poi ho finito una fila di deodoranti che a vederli così direte, ma tutta sta puzza fate? No, non è che facciamo tutta questa puzza, ci laviamo anche noi. Sono 2 mesi quasi, ragazze, perché infatti vi ho detto settembre. Che ho detto settembre? Ho detto ottobre, novembre. Quindi, allora, questi qua sono quelli miei. Che ovviamente vado a consumare più prodotto perché sono donna, devo fare odore sempre, tutte le ore del giorno. E questo qua è il Nivea Men Black and White di Fede. E questo qua è meraviglioso, dico il Dove, lo sappiamo, poi è tutto gusto personale. Gli dava un ottimo prodotto, dura a lungo, è appunto gusto personale, se prendere il classico al talco, se prendere quello al cetriolo. Quello al cetriolo, ad esempio, per il mio tipo di sudorazione, per il mio tipo di pelle, mi va a fare un profumo che mi piace, mentre magari a qualcun'altra la stessa profumazione con il tipo di sudorazione che ha può andare a fare un cattivo odore, un odore che non piace, quindi è tutto gusto personale. Il Nivea Men invece lo straconsiglio perché comunque è quello black and white, che significa che non va a macchiare i vestiti né sul bianco e nemmeno sul nero, quindi è un ottimo prodotto ed è questo qua, Nivea Men Black and White. Poi ho finito una boccettina di questo qua, ve la avvicino, leggete bene l'etichetta, aspettate gli faccio fare la messa a fuoco, leggete bene la dicitura e non compratelo mai. Acqua e basta, secondo me. Mi ho finito una boccetta, men che non si dica, perché praticamente potevo andare a mettere 1 litro, sono i cristalli liquidi condizionanti e districanti, olio di mandorle e argan. L'olio di mandorla, sto flacone, non l'ha visto nemmeno da lontano, e quello di argan nemmeno col binocolo, secondo me, cioè assolutamente. Splendor. Allora, io ho voluto fare la furbata che ho voluto prendere una cosa che costava poco, ma non è che perché una cosa costa poco non è valida, a volte, molte volte, anche se costano poco, sono validissimi, ma questo qua è stata una fregatura. Quindi, se dovete andare a prendere questo tipo di oli, di cristalli liquidi, l'avevo anche già detto in un altro video in precedenza, non spendeteci poco, ragazze, non prendete queste cose da 3,50 euro come ho fatto io, perché ne potevo veramente andare a mettere una quantità industriale, 1 litro, che i capelli erano sempre crespi, aridi e comunque non districava niente. Adesso sto utilizzando quello della Pantene, quindi proprio ho fatto un salto di qualità da questo a quello della Pantene, che non c'è paragone. Manca una via di mezzo, secondo me va bene, non andate a prendere questo perché... Io per il mio tipo di capello mi sono trovata malissimo, poi sarà perché li ho anche lunghi, magari sui capelli corti che volete che vi dica, magari funziona, ma per me è un assoluto. E poi per ultimo ho finito il chili, ho finito il chili antibatterico, questo qua, allora io uso sempre chili e a volte li cambio,
c'è Chili Ciclo adesso, l'ho testato, l'ho provato ed è ottimo per i giorni in cui abbiamo le nostre cosine. E noi qua al sud le chiamiamo cosine, ma magari chi è del nord dice ma che sta dicendo, nei giorni in cui abbiamo il ciclo. E quindi l'ho provato ed è ottimo. Poi l'antibatterico, che è quello che ho finito, mi sono trovata benissimo. Oh, ma che è? Qualcuno ci ha infilato l'acqua dentro questo coso, perché non è normale, infatti è schiuma. Niente ragazzi, un infarto. Comunque l'antibatterico, formula attiva, sempre antiodori, pH 5, difesa e protezione, è stato anche ottimo. E poi a volte vado ad usare quello verde, che è quello freschezza attiva. Che meraviglioso freschezza attiva. Per chi l'ha utilizzato lo sa, è proprio da quella sensazione di freschezza e di pulito che ci piace avere. E niente, spero di non aver dimenticato niente. Se mia figlia, mentre veniva qua sul tavolo, non mi ha rubato cose. Ecco, beh, un minuto, parte la tosse. Ragazze, sta male. Nottate su nottate per ora. La cura la sta facendo, ma ancora una tosse terribile e ha il nasino chiuso. Che poi è ad alternanza. Cioè, il momento in cui è il naso chiuso e non riesce nemmeno a tenere il ciuccio, si arrabbia. E il momento in cui invece questo nasino comincia a colare proprio acqua. Quindi, boh, ragazze, sarà il periodo, non so che cos'è, però... Fatto sta che è così. Pazienza. Vado a farvi vedere la cosina che Giuliana mi aveva rubato. Amore mio, ma la vai senza piangere? Piangi anche. Tieni. Mascara volume Miss Manga. Allora, non è la prima volta che lo utilizzo e che vado a comprarlo. Ho notato che finisce subito. A vita breve, almeno su di me, perché forse sarà che io ne metto una tonnellata, quantità industriale, perché quelle ciglia vorrei che mi arrivassero sulla luna. Io ho le ciglia lunghe ma ne ho poche, quindi è più un problema di volume il mio. Miss Manga quindi ci ricorda, già per chi non lo conoscesse, le donne dei fumetti, dei manga, che avevano queste ciglia disegnate così proprio a ventaglio, bellissime. Lo scovolino, questo qui messa a fuoco, ok, ed è fantastico ragazzi. Miss Manga, almeno su di me, è fenomenale, è l'unico che mi fa quelle bellissime ciglia a ventaglio stupende e che comunque non mi va a creare prurito perché non si sgretola, come capita con i mascara che... io non sono una makeup artist ragazza, quindi non mi viene la parola, non so come dirvelo. Quando fate la prima passata e poi andate a ripassare di nuovo, a strati, ecco, stratificabile, non mi veniva la parola. A volte con mascara stratificabili succede questo, che poi si vanno a sgretolare, un fastidio all'occhio. E invece con questo non capita, quindi io ve lo straconsiglio, per chi comunque ha le ciglia lunghe, ma non molto folte, e per chi ha pure le ciglia corte, perché alla fine Miss Manga va, cioè è un allungante, va ad allungare le ciglia, quindi lo consiglio anche a chi ha le ciglia corte, non solo a chi ha le ciglia lunghe. Sto per mettere i capelli nel piatto insieme ai detersivi. E niente ragazze, Miss Manga, favoloso, fantastico, straconsiglio. Adesso mi inquadro il piatto, prendiamo un cucchiaino, giriamo e vediamo che cosa c'è fuori. Allora, la situazione è questa, mamma mia. La situazione è questa. Vediamo che viene fuori. Allora, prevale l'odore dell'ace PC. Ragazze, ve l'ho detto, è una bomba come odore. C'è una profumazione stratosferica, cioè qua dentro questo piatto c'è di tutto, c'è candeggina che comunque ha un odore forte, c'è il soft, c'è amla e patchouli, ma va a prevalere, vi giuro veramente, l'ace glitter, e un po' si sente l'odore di quel dentifricio bruttissimo.
Sì, è l'ace. Ok, la pappetta l'abbiamo fatta. Il video finisce qui. Infatti ci sono i granulini del dentifricio, i glitter dell'ace glitter, cioè di tutto e di più, shampoo, cose, prodotti vari. Lasciatemi un like se il video vi è piaciuto e fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questi prodotti, se li conoscevate già, se li utilizzate, se avete qualche altro prodotto da consigliarmi. Sapete che sono aperta a tutto, mi piace anche provare nuove cose. Per chi è nuovo, se la tipologia di video vi è piaciuta, non dimenticate di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per non perdere i prossimi video. Io vi mando un grosso bacio e ciao a tutte!